Salve a tutti, guys, buon giornazzo da Mickey Crow. Buona serata a tutti i miei iscritti, ovviamente moderatori, team, gruppo WhatsApp e tutti quanti, i circa 2000 iscritti. Volevo stasera, quindi mi seguo un attimo, spiegarvi che cos'è il programma Supporta un creatore di Epic Games. Il programma Supporta un creatore è un programma di marketing che viene praticamente inteso per gli streamer, i creatori di contenuti per i social. Supporta un creatore consente praticamente ai creatori di guadagnare dei soldi utilizzando, creando contenuti per Fortnite, Rocket League o qualsiasi altro gioco dell'Epic Game Store, quindi qualsiasi gioco dell'Epic Game Store. Si può guadagnare ovviamente in due modi, con creare le isole su Fortnite, ma non è ovviamente il mio caso. Quindi c'è praticamente il programma Supporto Creatore è tornato appunto alle origini, creando, monetizzando anche per gli stream e i creatori di contenuti per le isole. Però c'è un portale dedicato ai creatori per maggiori dettagli sull'economia creatori 2.0, quindi andate direttamente sul sito della Epic Supporta, scrivete su Google, quindi per vedere Supporto Creatore andate su Google, scrivete Supporta codice creatore e andate direttamente lì e vedete anche il link dedicato ai creatori di isole. In questo caso mi riferisco ai creatori di media, quindi di contenuti, eh. Allora, innanzitutto vi dico che questo programma Supporta creatore non accredita nessun compenso sotto ai $100, e $100 sono qualcosina in più dell'euro, eh. Quindi $100 dovrebbe essere intorno ai 90 euro, ovviamente in un periodo di 12 mesi consecutivi. Quindi praticamente se questa soglia di $100 non viene raggiunta nel corso di 12 mesi consecutivi, tutti gli acquisti effettuati dai follower durante questo periodo di 12 mesi vengono azzerati, quindi c'è tempo 12 mesi. I creatori, quindi YouTuber, guadagneranno il 5% del valore degli acquisti di gioco eseguiti utilizzando il proprio codice creatore. In questo caso il mio codice creatore è Mickey Crow, MIKYCRO, tutto attaccato, maiuscolo, appunto, con una soglia minimo di $100 per compenso. E questo lo dovete mettere una volta che acquistate sullo shop di Fortnite. Scrivete in fondo allo shop di Fortnite, come vi faccio vedere, andate nella pagina negozi oggetti, supporta creatore, guardate, dovete inserire se volete il, in questo caso il mio codice, che è Mickey Crow, tutto attaccato. Comunque, indipendente dal gioco, tutti i giocatori possono scegliere di supportare un creatore diverso in qualsiasi momento, perché ovviamente il codice è da rimettere ogni 14 giorni, perché rimane attivo per 14 giorni. E quindi dopo questi 14 giorni si può anche sceglierne uno nuovo. Per i requisiti fondamentali per avere il codice creatore, bisogna essere ovviamente legalmente adulti secondo la legislazione di residenza, avere almeno 1000 follower su una delle piattaforme social, che è YouTube, canale Viola, piattaforma Viola, Twitter o VK. Ovviamente in condizioni di accettare i termini del programma Supporto Creatore, o nome individuale o proprio dell'azienda che rappresenta, bisogna attenersi alle linee guida sui contenuti dei creatori e
bisogna ovviamente ricevere dei pagamenti mediante una piattaforma, quindi legarla a una piattaforma che è scelta dalla Epic, che in questo caso è Hyperwallet, quindi HYPERWALLET, Hyperwallet. Normalmente, se si rispettano queste caratteristiche, quasi tutti i paesi sono abilitati, eccetto alcuni. Comunque andate direttamente a vedere sul sito supporto creatore Epic Games e ce n'è qualcuno, ma non è il caso nostro. L'Italia ovviamente c'è alla grande, Vi faccio un esempio. Allora, se i vostri follower spendono 50.000 V-Buck nel gioco, vi verranno conteggiati $25 per un compenso minimo di $100. Quindi $100. Se i sostenitori invece acquistano giochi per $100, vi verranno conteggiati $5 per il compenso minimo di $100. Se vi state chiedendo quando riceverete i compensi, praticamente bisogna legare il tutto a quella piattaforma che vi ho detto, comunicare i dati, quindi i vostri dati o conto corrente bancario o bonifico o PayPal, quindi completare tutta la procedura di iscrizione mettendo i vostri dati corretti. Mi raccomando, leggete tutto, e al raggiungimento della soglia minima di $100 il compenso verrà saldato 30 giorni prima dalla fine del mese in cui questa soglia è stata raggiunta. Se ovviamente l'importo, come avevo detto prima, sono meno di $100, l'importo verrà riportato al mese successivo per un massimo di 12 mesi, e al 12esimo mese, come vi ho detto, se non li avete raggiunti, ovviamente spariranno. In qualsiasi momento si può modificare il codice creatore, basta andare, ovviamente dopo che si è creato però il codice creatore, si può modificarlo una singola volta ogni 12 mesi. Si va nel profilo e si modifica il codice creatore. Il codice creatore deve rispettare però dei requisiti: numero di caratteri che deve essere compreso fra 3 e 16, deve contenere dei caratteri alfanumerici, trattino basso, quello che volete, trattino in mezzo, punto. Non deve contenere unicamente dei caratteri ripetitivi, quindi 3A, 3C, 3B, e dovrebbe rispecchiare il nome visualizzato o il nome utente della pagina social. Io infatti ho scelto praticamente il mio canale, deve essere ovviamente conforme alle regole della community di Epic Games. Ogni volta, questa è una cosa molto importante, ogni volta che si promuove e gestisce il programma supporta il creatore, Fortnite, Rocket League, Epic, Phoenix, l'Epic Game Store, bisogna esplicitare chiaramente, in modo evidente, ovviamente, il nostro legame con loro. Quindi la comunicazione deve essere chiara, e a questo proposito ci sono delle enunciazioni che risultano, che si vedono sul sito della Epic, quindi non so, tipo cancelletto AD, cancelletto sponsored, cancelletto Epic Partner, cancelletto Epic Ambassador. E quindi vi consiglio di metterla. Comunque, se avete ancora dei dubbi, visitate ovviamente il sito della Epic, quindi www.epicgames.com/help/supportacreator-c83. Questa è la pagina della loro assistenza, Questa è la loro pagina dell'assistenza. E comunque vi ridico di nuovo, codice creatore Mickey Crow, e vi ridico di nuovo che per entrare nel codice creatore Google
supporta un creatore, quindi semplicissimo, eh. Ora è tutto, ragazzi, vi lascio, buona serata da Corrido Renato, Mickey Crow. Spero di esservi stato chiaro, mi raccomando, lasciate un like al video. GG. Hey guys, vi voglio bene, ragazzi.